RKO, dall'altra parte del telefono c'è Marco Fasolo di Geri e Fargentolo. Come stai? Tutto bene, grazie, buongiorno. Ecco, noi ci siamo insomma incontrati l'ultima volta, ecco, con gli At My Village, invece, sia a Bari che poi insomma anche allo Ziget, nel backstage allo Ziget. E, ecco, ti chiederei subito, ma dato che sei sempre stato in tour, no, su questo disco ci stavi lavorando da tantissimo tempo per farlo uscire. Abbastanza, sì. Come hai fatto a lavorarci? Diciamo che allora io dalla fine del 2009, cioè dopo il tour di Midnight Room, dopo una serie di concerti eccetera eccetera, ho subito ripreso a scrivere, cosa che faccio regolarmente, non smetto mai di scrivere, diciamo. Solo che anziché scrivere e registrare più o meno subito, ho scritto tanto per anni, e in tutti questi anni, oltre a scrivere, ho approfondito il lavoro dello studio, perché avevo voglia di approfondire quell'aspetto, quel lato del lavoro che ho sempre fatto, ma volevo entrarci dentro per bene. Sì, ti facevo... Quindi sono stato deliberatamente degli anni chiusi in studio a lavorare con vari progetti, a sperimentare, a fare, disfare, a modificare apparecchiature, eccetera. E nel corso di questi anni ho avuto il piacere di lavorare, insomma, con molti musicisti di incredibile livello, penso ai Verdena, ai Bud, agli Smedillo, certo, stessi, ma quindi ho avuto veramente modo di poter approfondire la materia. Infatti, e poi all'inizio del 2016 ho preso un capannone nella bassa bresciana e l'ho allestito a studio con tutta la mia roba, e nell'arco di 3 anni, che vanno dai primi del 2016 alla fine del 2018, ho registrato i brani, che però si partiva da 34 e, compresa la scrittura, l'arrangiamento, la produzione, la preproduzione e tutto, insomma, 2016 sono entrato proprio con l'idea già chiara, bastava tra virgolette solo registrare, solo che poi in realtà il lavoro che andava fatto era molto affittare un posto da zero, lavorare sui singoli suoni, insomma, fare un disco. No, ti avevo fatto questa domanda perché so che insomma hai curato praticamente ogni dettaglio di questo disco, però so che a te piace lavorare molto tranquillo, nel senso che più in ambito casalingo, quindi vedendoti sempre in tour ho pensato come ha fatto a mettersi un album così, dato che eri sempre impegnato in altre cose. Il lavoro con altre band, quelli che hai citato tu adesso, ti ha condizionato un po' nella stesura del disco? Ma condizionato? No, quello no. Okay. No, diciamo che a livello di... Cioè, quello che io volevo era accumulare esperienze, togliermi degli sfizi, togliermi delle curiosità, prendere dei macchinari, darne di altri, insomma volevo mettere a fuoco tutto il setup e poi fare esperienze in modo tale da arrivare bello tonico e preparato al mio disco, ecco. Okay. I brani sì, infatti. Ecco, i brani forse ecco, poi correggimi se sbaglio, registrati magari in tempi diversi, con storie diverse, forse nascevano anche con uno stato d'animo diverso, forse, ma ascoltando il disco a me sembra che ci sia proprio un filo logico nel loro essere in qualche maniera a volte visionario, anche psicotropo, no? Come sì, mai? Fossero molto diversi tra loro, poi il lavoro è stato quello dell'arrangiamento, della produzione, della scelta dei suoni, del modo di confezionare il disco che lo rende omogeneo, oltre al fatto appunto della mano dell'autore che è riconoscibile in qualche modo, però credo che il lavoro sia stato proprio quello e di scegliere le canzoni che insieme raccontavano una storia e di lavorarle in modo tale che l'ascolto fosse fluido, perché sennò facevo un disco industrial, cioè un pezzo industrial e un pezzo sinfonico, magari non era tanto fluido l'ascolto. Certo. Invece è stato quello di trovare un vestito, un macro vestito generale che funzionasse, e poi ogni pezzo ha la sua peculiarità, chiaramente. Infatti, poi io ci ho trovato un sacco di cose nel disco, dalla cupezza, l'esoterismo, c'è il cinema, ci sono i 60s, oltre a quello che definirei anche risonanze di psichedelia, ma quelli magari sono di default, probabilmente c'è anche Lennon. Ascoltando il disco, però, viene fuori anche una vena pop, se questo non ti offende. Beh, spero anche più di una vena, nel senso che comunque magari non calato negli anni in cui viviamo. Però io lo ritengo un disco assolutamente pop, a parte 3-4 momenti un pochino più approfonditi, per cui magari bisogna un attimino entrarci un po' più dentro, però insomma, per me, per dirti un pezzo come Just Because, che è abbastanza contorto da un punto di vista di scrittura, è comunque pop in quanto melodia, in quanto armonia, in quanto... non credo sia un disco particolarmente ostico. No. Quindi nella mia testa è assolutamente un disco pop, poi non so la percezione là fuori quale sia, ma per me è un disco pop.
sono canzoni quindi è pop. Ok, no, perché poi per chi ti conosce, insomma, hai sempre fatto produzioni molto particolari, però anche Guilty, per esempio, il singolo è molto da utilizzare non soltanto in radio, ma anche durante le serate, no? Proprio per l'approccio che ha. Ma quello è un pezzo che nasce volutamente giocoso e un pochino meno impegnativo, se vuoi. Mm-hmm. Chiaramente risulta come forse il pezzo più proprio dell'intero disco, quello sì. Invece parlando di citazionismo, magari, no? Parlando di approccio, soprattutto per tematiche, sei molto simile effettivamente a Joe Meek, no? Tu mi sai, se non sbaglio, una volta in un'intervista mi parlavi, avevi già scritto della musica per un tributo o un cortometraggio, non mi ricordo bene, tanto tempo fa, no? Per lui, in qualche maniera l'hai citato questo disco. Sì, beh, io ho pensato di chiamare così quel brano perché me lo portava a mente, ovviamente. Non è stato scientemente la voglia di fare di dar tributo a, però mi è uscito questo divertimento, diciamo. E come avevo già fatto per un altro brano che si chiama Me and John the Moon, ho pensato che anche qui ci stesse bene. L'anima della buon'anima, certo. Quindi ha dato quel nome là. Certo. Invece parlando insomma della copertina, ecco, la copertina che è sicuramente molto particolare, rispecchia secondo te l'humor, lo spirito del disco? Beh, sì, l'intento era quello. Quindi dopo un po' di prove, un po' di esperimenti che non convincevano del tutto, mi è venuto in mente che c'era questa maschera a casa dei miei. E non solo mi è piaciuta l'idea di usarla perché creava un collegamento tra Valende e Midnight Room e questo ultimo, per via delle ceramiche, per via del volto di donna, per via di tutti questi motivi, e poi perché sì, racchiude il disco, nel senso che è essenziale a questa superficie brillante, però è misteriosa, queste orbite nere, vuote, questa bocca rossa, mi sembrava abbastanza rappresentativo. Ecco, come è già capitato quando ci siamo, insomma, abbiamo parlato per gli Edmund Village, no? Anche questo dei Jennifer Gentle è un disco che guarda fuori dai confini nazionali, no? Se siete sempre stati in una band internazionale, probabilmente forse un giorno cantare in italiano sarà anche una sfida per voi, o per te. Non è una cosa che a priori dico di no, magari se mai scriverò in italiano non penso lo farò a nome Jennifer Gentle, perché a nome Jennifer Gentle c'è tutta una certa estetica. È un certo immaginario che vorrei mantenere rispettato fino alla fine. Quindi un disco di Jennifer Gentle cantante in italiano, anche no. Però magari, sai, un giorno mi voglia di cimentarmi o di cementarmi dentro l'italiano, e allora magari provo, però magari mi do un altro nome, tipo Peppino di Caglianiello, certo. Qualcosa del genere. Certo, va bene. Marco, potrebbe essere, però. Saluto tutti gli ascoltatori di RKO e vi ringrazio per l'ospitalità. Ci vediamo alle Officine degli Esordi il 23 novembre a Bari.